Bentrovati. Allora, oggi andiamo a Guardia Sanframondi, c'è quindi nel Sannio, provincia di Benevento, c'è con noi Giovanni Iannucci, che saluto. Giovanni Iannucci, nome e cognome dell'azienda, appunto, Giovanni Iannucci. Ciao Giovanni, bentrovato. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, Giovanni non è propriamente un tipo che ama stare sotto i riflettori, diciamo che in questa occasione l'abbiamo anche abbastanza costretto, però siamo contenti di averlo con noi per un motivo in particolare, perché comunque Giovanni è uno dei volti, tra virgolette, nuovi della viticoltura sannita e si sta ritagliando con sacrificio e con passione uno spazio sempre più importante in questo nuovo filone di viticoltori sanniti, di giovani viticoltori sanniti. Allora, Giovanni, la tua è un'avventura partita da qualche anno con la vinificazione delle uve, però di fatto la tua famiglia ha sempre prodotto uve. Sì. Sì, l'azienda mia personale, diciamo, nasce nel 2012, l'anno preciso è stato il 2012, però diciamo, le vigne le abbiamo da sempre, perché mio padre le aveva ereditate dai miei nonni, quindi 2 ettari di vigna, diciamo, insieme a mio padre le abbiamo coltivate da sempre, insomma, prima eravamo confettori di uve in una cantina sociale del posto, insomma. E niente, nel 2012 poi, piano piano, nel tempo mi sono appassionato del discorso delle vinificazioni e tutto, ho cominciato per gioco a fare le prime vinificazioni in casa, diciamo, quando ogni anno tenevamo quei 5-10 quintali d'uva per farci il vino per consumi familiari. Verso i 22-23 anni mi sono cominciato ad appassionare alle vinificazioni e quindi ho cominciato a giocare così con il vino per consumi familiari. La cosa è diventata una passione sempre più accesa, diciamo, e nel 2012 quindi, ho deciso di uscire dalla cooperativa e fondare l'azienda mia, diciamo, approfittando pure un po' del fatto che in questo periodo ci sono stati fondi europei per l'agricoltura e quindi abbiamo approfittato di questa cosa. E quindi abbiamo trasformato praticamente il garage di casa nostra in una piccola cantina, insomma, perché prima erano 2 ettari di vigna, adesso abbiamo comprato un altro ettaro, quindi adesso in totale sono 3, e la produzione è molto piccola, insomma, si aggira sulle 10-12 mila bottiglie al momento. Quindi per il momento siamo qui in un garage, un piccolo garage, ci arrangiamo qui, poi in futuro vedremo. Andranno le cose, se sarà il caso di fare una piccola cantinetta più comoda, più che altro, perché qui siamo pure in una zona un pochino difficile da raggiungere, però al momento va benissimo, insomma. Beh, certo. Sì. Allora, i vigneti sono praticamente situati una parte a Castelvenere, nel comune di Castelvenere, una parte qui a Guardia. E come varietà abbiamo prettamente Falanghina, Barbera del Sannio, o Camaiola, come dovrebbe cambiare nome a breve, insomma, Camaiola. E abbiamo una piccola vigna di Trebbiano Toscano, che diciamo, nella nostra zona magari non tanti lo sanno, però il Trebbiano storicamente è stato sempre coltivato. Quindi prima c'erano tantissime vigne di Trebbiano e Malvasia di Campio. Quindi diciamo una vigna non è stata reimpiantata negli ultimi anni, è rimasta così com'era, insomma, come l'ha fatta mio padre con mio nonno 40 anni fa. E quindi c'è questo piccolo vabbezzamento a tendone, perché prima nella nostra zona diciamo, il metodo di allevamento più diffuso era il tendone, quindi mi è rimasta questa piccola vigna di Trebbiano e Barbera a tendone, diciamo, da cui poi produco pochissime bottiglie pure in Trebbiano Toscano. Tra l'altro, il nome, poi dopo ci arriveremo magari, però il nome che tu hai scelto per l'etichetta a base Trebbiano è indicativa perché è di fatto la trascrizione della forma dialettale con cui quest'uva è stata sempre chiamata in zona dai contadini. Ce lo vuoi spiegare? Esatto, sì. Il vino si chiama Riepu, anche se diciamo l'ho scritto in maniera proprio così come si pronuncia, però andava scritto diversamente, diciamo che l'ho un po' italianizzato, però Riepu è appunto il nome che i contadini locali hanno sempre dato al Trebbiano Toscano,
invece la malvasia di Candia si chiamava Cerveto. Questo è un po' testimonianza del fatto, insomma, che questi vitigni, anche se non sono autoctoni, nella nostra zona sono coltivati da sempre, e quindi tant'è che hanno dei nomi ormai locali, cioè per la gente il Trebbiano è Rieco, poi alla fine è un Trebbiano toscano portato qui tanti anni fa, però diciamo ha assunto ormai pure dei nomi locali, insomma, come la Malvasia Cerreto e il Trebbiano Rieco. Quindi diciamo, ho chiamato il vino così pure perché molti giustamente quando vado in giro pure per le fiere mi dicono come mai produci il Trebbiano Toscano in provincia di Benevento, e il fatto che abbia un nome autoctono, diciamo almeno il nome, testimonia il fatto che comunque un vitigno qui allevato da sempre, quindi pure se non è autoctono però è presente storicamente, insomma c'è una forte tradizione di coltivazione di Trebbiano e Malvasia. E ancora oggi ce ne sono tanti. Diciamo negli ultimi 20 anni sono state spiantate forse il 70-80% delle vigne di Trebbiano e Malvasia, però ne sono rimaste ancora un bel po'. Ecco, hai detto prima che c'è questo pezzo di vigna che risale ai primi impianti di tuo papà, un sì. Pezzo di vigna che ormai ha circa 40 anni di età, che appunto dedicato in parte al Trebbiano e in parte alla Barbera del Sannio o Camaiola. La domanda che ti faccio è cosa cambia nella gestione della vigna con un sistema di allevamento del genere, ovvero cosa tu hai potuto sperimentare, se ci sono dei benefici anche in relazione alle temperature che sono sempre più torride. Hai potuto verificare qualche beneficio? Ora tu puoi giustamente fare la differenza tra gli altri sistemi di allevamento che hai adottato nelle altre vigne e quella vigna a tendone. Sì, vabbè, allora il tendone diciamo che storicamente è sempre stato visto, cioè in passato si almeno così si dice che si allevava la vite a tendone perché si pensava molto più alla quantità che alla qualità, no? Perché vabbè, sicuramente è un tipo di impianto che potrebbe dare anche quantità superiori rispetto a una spalliera, per il semplice fatto che la potatura va fatta per dire 4 tracce al posto di 2 o 1 addirittura che si fanno sulla spalliera, però il discorso secondo me poi è sempre quello di gestione di tutto il resto del terreno, non forzare con le concimazioni, tutte queste cose qua. Quindi diciamo, io praticamente da quando ho avviato diciamo, l'azienda, ho preso io la gestione dei vigneti, facendo appunto una gestione senza forzature, insomma, no? Senza andare a concimare tutti gli anni, ma magari solo fare solo sovesci dove è necessario, un po' di concimazione organica proprio nelle zone mirate, però non è che ci mettiamo ogni anno a dare concime comunque, insomma, però ho delle rese praticamente ormai su un tendone uguale a quello di una spalliera. Quest'anno sono stato sui 50-60 quintali ad ettaro pure lì. Però appunto il discorso che facevamo prima, diciamo in queste ultime annate in cui il sole è picchia duro, ci sono queste estate diciamo pure 2 mesi come c'è stato lui agosto quest'anno senza una pioggia, sole cocente, sicuramente il tendone può aiutare un pochino pure a tenere le uve più riparate dal sole, che nel filare a volte devi stare molto attento alla gestione del verde, delle defogliazioni, perché defogliare troppo l'uva pure delle scottature, quindi nel tendone sicuramente questo problema c'è di meno, però diciamo da questo facciamo prima da 30 anni a questa parte, vado, quando è stato fatto un discorso di reimpianti qui nel Sannio, ma comunque credo il tendone adesso non, per dire non è più previsto nemmeno nel disciplinare DOC, quindi viene privilegiato diciamo l'allevamento a spalliera perché per questioni di resa più bassa e tutto, però sicuramente secondo me anche il tendone aveva la sua diciamo, il suo perché, forse non era solo quello della quantità, probabilmente perché diciamo con il clima attuale
potrebbe essere una soluzione, perché a volte poi è difficile con la spalliera veramente gestire le cose, soprattutto quelle uve bianche che sono più soggette a spottature e queste cose qua. Quindi io, diciamo, ce l'ho questa vigna così, le piante stanno molto bene, mi curano, quindi me lo tengo ben stretto. Ci tengo particolarmente. Un periodo è stato oggetto di discussione con mio padre da una decina di anni fa. Pensavamo quasi di reimpiantare pure questo, però poi dopo abbiamo deciso di no. Ed è stata sicuramente la scelta giusta. Non me ne pento affatto, diciamo. Bene, parliamo adesso dei tuoi vini. Allora, diciamo che ovviamente Falanghina e Barbera del Sannio o Camaiola sono protagoniste. Nelle migliori delle annate riesci anche a ricavare una seconda etichetta di Falanghina, poi magari ne parliamo più in dettaglio. Poi stavo ripensando invece alla questione Trebbiano, che è stato protagonista in passato anche di una vinificazione molto particolare, la cui storia mi ha sempre fatto molto sorridere e che mi piacerebbe che tu ci raccontassi ancora. Ecco, a beneficio di tutti i nostri lettori, mi piacerebbe che la Sì. raccontassi anche ora. No, vabbè, allora, sì, il Trebbiano, diciamo, come abbiamo detto prima, viene vinificato in bianco, di solito viene fuori questa etichetta che si chiama Riepu, però in alcune annate particolari mi è capitato, nel 2013, 2015, 2016, di fare almeno su una parte di questa vigna una vendemmia tardiva, perché le uve, diciamo, hanno avuto un attacco di puffanopile importante, diciamo. E la cosa, come dicevi tu, fa sorridere un po', perché l'ho sempre detto molto onestamente che il primo anno che mi è capitata questa cosa, nel 2013, è accaduto proprio abbastanza casualmente, insomma, non è stata una cosa proprio voluta, perché quello era il secondo anno che vinificavo, quindi ancora non era prevista l'etichetta Riepu, facevo solo Barbera e Falanghina, Campolimanto e Costelle Viole, però quello è stato l'anno in cui, cioè, diciamo, io del Trebbiano ancora non sapevo realmente cosa farci. Come dicevo prima, addirittura la vigna era pure oggetto di discussione se pensare di estirparla, perché dicevamo, vabbè, ma sai, col Trebbiano dove andiamo? Poi dicevo, io nei vitigni autoctoni, queste cose qua, però poi dopo abbiamo deciso diversamente, come dicevo. E quindi il 2013 è stata proprio l'annata in cui ho deciso di farmi una micro vinificazione in casa per vedere i risultati pure del vino, capire, perché poi pure in passato il Trebbiano in purezza, come dicevo, quando facevo queste vinificazioni casalinghe, non l'avevo mai vinificato, quindi ho detto, vabbè, teniamoci l'uva 3-4 quintali, perché il resto quell'anno ho perduto l'uva, e ci facciamo una vinificazione, una piccola vinificazione, ce la beviamo noi in famiglia e cerchiamo di capire se per l'anno prossimo possiamo fare un'etichetta pure col Trebbiano. E quindi è capitato, chiaramente queste uve le ho lasciate per ultimo, ho dato la priorità alla Falanghina e alla Barbera, e quindi poi dopo si sono create le condizioni giuste, climaticamente parlando, di umidità la mattina e vento e sole di pomeriggio per un bel po' di giorni di fila, e quindi ci siamo trovati queste uve completamente attaccate dal muffanopile. È andato mio padre in vigna a vederle, lui non aveva capito proprio bene, addirittura mi aveva fatto una ramanzina dicendo che l'uva si doveva raccogliere prima e che ormai era andata male perché era diventata nera, no? Si era macchiata. Però quell'anno, diciamo, la botrytis si vedeva un po' in giro, quindi io ci avevo pensato pure che poteva essere quella. E infatti a un certo punto sono andato pure io in vigna, ho visto che era proprio muffanoppio, ho detto no, quell'uva teniamola anche altri 10 giorni in pianta così, poi la raccogliamo e vediamo cosa ne viene fuori. E è uscito quindi questo vino che è, cioè, molto interessante, chiaramente pochissime bottiglie, che è una cosa che poi sono riuscito a ripetere nel 2015-2016. E l'abbiamo chiamato Fragneto, il nome della località, questa la vigna, diciamo. Quindi il Rieco, una parte del Rieco, in alcune annate, se ricapiterà questa cosa, potrebbe uscire in piccola parte come Fragneto, quindi una versione con muffanobile, molto particolare, completamente diversa dal vino solito, diciamo, che poi tira fuori sentori del tutto particolari per un Trebbiano, che poi, diciamo, di solito
si sa, no? Il Trebbiano aromaticamente parlando non è un vino molto generoso. Invece, quando accade questa cosa, si sente un'aromaticità nel vino e uno non direbbe mai che è Trebbiano, però in realtà sono sentori dati dalla Botizia. Hai giustamente bonificato il racconto delle esatte parole di tuo padre in reazione alla tua scelta di raccogliere. Questa cosa è questa poi la cosa che mi faceva sorridere in modo particolare, ma vabbè, comunque Vabbè, il facciamo senso è immaginare chiarissimo, alle persone. lo facciamo immaginare, il senso è chiarissimo. Carapanzini. No, no, però poi questa cosa, ecco, effettivamente rende pure l'idea comunque di un passaggio generazionale perché in effetti qualcosa è cambiato da quando era tuo padre a condurre le vigne ad oggi, che comunque hai preso tu in mano le redini dell'azienda. Ci sta, quindi è nella natura delle cose. Sì. Allora, dicevamo prima che comunque le etichette, tra virgolette, più importanti, se non altro in termini numerici dell'azienda, sono quelle di Falanghina e di Barbera Sì. del Sannio, quest'ultimo vitigno, anche detto Camaiola, rappresenta un unicum comunque nel panorama di biodiversità del Sannio ed è un vitigno che sappiamo essere storicamente presente nell'areale viennerese, quindi intorno a Castelvenere, Guardia San Esatto. Framondi, nella piana di Telese. Parlando delle tue etichette, quali sono secondo te le caratteristiche, le peculiarità che gli stessi consumatori dovrebbero poter riconoscere con maggiore facilità quando ne aprono una, ecco, quali sono secondo te queste peculiarità? Ma dici in generale tutti e due i vini o Sì, stiamo no, parlando di Castelvenere, no, no, meno no, che ci sia. io direi in generale, cioè, qual è il tuo obiettivo? I tuoi vini che cosa devono necessariamente avere e per cosa li dobbiamo Sì. effettivamente conoscere, al netto delle differenze delle uve utilizzate, ovviamente. Sì. Ma vabbè, diciamo che l'obiettivo che ci siamo posti poi con Fortunato Sebastiano, pure che è il mio attuale enologo, che diciamo quello che mi ha guidato pure nella conversione dei vigneti al biologico quando siamo usciti dall'azienda. Insomma, mi segue dal 2012. Abbiamo avviato questo percorso insieme, insomma, con la sua supervisione. E vabbè, l'obiettivo che ci siamo dati, insomma, comunque quello là di cercare di tirare fuori dei vini sempre più caratteristiche varietali dei vitigni e del territorio, sicuramente che è una cosa che stiamo cercando di fare ogni anno di più. Infatti i vini pure, diciamo, la Falanghina inizialmente era partita in un modo, poi dopo piano piano le vinificazioni le abbiamo un po' leggermente cambiate proprio per esaltare queste caratteristiche qua, perché dopo, diciamo, i primi 3-4 anni sono stati più che altro sperimentali, ci interessava capire In questo che strada senso, intraprendere. Per dire. dicevo, la 2018, la Campo di Mandria 2018, da questo punto di vista rappresenta un po' l'annata di svolta, proprio con riferimento a Certo, quel discorso che facevi. forse già la 2017, diciamo dal C'era stato un 2017 primo cambio, io eh. comincio a pensare che stiamo cominciando a vedere un po' quello che ci aspettavamo. I primi 3-4 anni, ma come giusto che sia, diciamo, non che i vini non mi siano piaciuti, però sapevamo che potevamo migliorare tutto questo aspetto che dicevo prima, varietale del vitigno. Stiamo facendo comunque ogni anno, per dire, vinificazioni. Il campo di Mandria, l'assemblaggio poi dopo finale di falanghine provenienti da diversi vigneti, però sto facendo dei salti mortali ogni anno, pure quest'anno in cantina ho tutte vasche piccole, per dire, per vinificare comunque le vigne sempre separatamente, in modo che ci rendiamo conto pure noi internamente delle differenze dei vari terreni, delle altitudini, delle esposizioni, dell'età delle vigne. Insomma, stiamo cercando di mettere a punto delle vinificazioni pure specifiche in base alle uve da dove provengono, che sono cose, diciamo, un percorso avviato nel 2012 che adesso secondo me stiamo cominciando a diciamo, adesso ogni anno abbiamo le idee sempre un po' più chiare. All'inizio era, come è normale che sia, un percorso così, tu provi, vai un po' a tentativo, no? Poi i vini non è che erano cattivi assolutamente, però sapevamo di poterci aspettare di più, cosa che sappiamo anche oggi sicuramente, però
diciamo, nel tempo abbiamo messo appunto un pochino di migliorie che secondo me dal 2017 in poi, appunto, che io la considero un po' l'annata della svolta, sicuramente le farà anche nel 17-18, poi sentirete la 19 che uscirà tra 6-7 mesi, bottigliata prima della vendemmia. Secondo me stiamo cominciando a raggiungere un livello migliore, nel senso che c'è la riconoscibilità del vitigno più delle annate iniziali. Secondo me, diciamo, stiamo facendo un lavoro sempre più mirato ad esaltare le caratteristiche territoriali e soprattutto varietali del vitigno, perché comunque è una falanghina che fa anche una, almeno una parte fa una macerazione sulle bucce. All'inizio tutta la massa faceva macerazione sulle bucce, invece le migliorie che abbiamo fatto, le migliorie secondo noi almeno, che abbiamo fatto negli anni, sono quelle lì di inserire, per dire, adesso fare un assemblaggio tra una parte vinificata in bianco e una parte macerata, perché abbiamo capito pure le uve in base alle provenienze delle vigne, come dicevo prima, quelle che si prestano meglio nel discorso di macerazione, quelle che magari si prestavano meno, e abbiamo deciso quindi di vinificarle in bianco, fare una vendemmia un po' più anticipata per dare più freschezza, e poi magari con quelle lì dove facciamo la macerazione raccogliamo in maturazione proprio piena, e quindi poi dopo facciamo l'assemblaggio delle due parti, che sicuramente è stato secondo me un giusto compromesso, perché poi a volte a me piacciono molto i vini bianchi macerati e tutto, però a volte si spinge pure un po' troppo secondo me sulla macerazione, stanno a perdere un po' quelli che sono appunto i caratteri varietali del vitigno, che è una cosa che noi volevamo evitare a tutti i costi. Quindi stiamo cercando di lavorare su questo, ogni anno migliorare su questo. Adesso è una questione di particolari, di dettagli che poi fanno fare la differenza. Però c'è ancora tanto da fare, sicuramente. Però diciamo dal 2017 in poi comincio ad essere, comincio a vedere anche nella falanghina quello che volevo, quello che un po' mi aspettavo, che forse nelle annate precedenti non era proprio così visibile, diciamo così. Poi speriamo di migliorare sempre, insomma, ce la mettiamo tutta, la passione c'è sempre. E si vede. E sulla Barbera invece qual è la strada da percorrere? Che cosa hai tra le mani? Sì, Barbera stessa cosa, quello che diciamo ci piace molto di questo vitigno è che io in realtà non avevo, la Barbera nei 2 ettari che avevamo all'inizio, io avevo solo una piccola parte di uve rosse quando conferivamo alla cantina sociale, ed era sangiovese, perché un periodo, diciamo, nel nostro territorio hanno fatto impiantare pure tantissimo sangiovese, e quindi diciamo, però mi piaceva questa idea della Barbera che avevo assaggiato spesso, ma più che altro da amici che la vinificavano in casa. Mi colpiva molto questo aspetto varietale proprio del vitigno, molto generoso aromaticamente parlando, con queste note floreali molto spiccate di viola, note di frutta rossa. E diciamo, la bellezza di questo vitigno secondo me è proprio quella, cioè un rosso comunque che si beve abbastanza giovane, non ha bisogno di affinamenti particolari, è proprio la caratteristica sua, diciamo. Quindi sempre all'incontro con Fortunato, quando abbiamo parlato un po' della mia azienda, io ho detto che c'avevo questa piccola parte di sangiovese, che però non volevo fare un sangiovese, allora abbiamo convenuto che abbiamo fatto subito una prova, abbiamo innestato la Camaiola Barbera del Sannio su sangiovese, l'anno dopo abbiamo fatto subito la prima prova di vinificazione anche con questo. E ci è piaciuto molto il risultato, il vitigno, insomma, mi appassionava molto. Quindi dopo abbiamo preso un altro ettaro che ho impiantato a Barbera e quest'anno ho cominciato a raccogliere l'uva. Infatti i primi anni di rosso facevo veramente pochissime bottiglie, invece adesso stiamo aumentando la produzione piano piano, perché quest'anno ho cominciato a raccogliere un po' d'uva da questa vigna e l'anno prossimo andrà abbastanza a regime, quindi aumenterò ancora un po' la produzione. E comunque sì, quello che poi abbiamo fatto con la Barbera, per dire, una vinificazione molto semplice, una macerazione, dipende un po' dalle annate, però non lunghissime,
sui 7, 8, 10 giorni. E poi dopo l'affinamento facciamo una parte in cemento e una parte in acciaio, perché comunque, come dicevo prima, essendo un vitigno rotto, semi-aromatico, comunque con queste note varietali molto decise, era un peccato pure andare a mettere un vino del genere magari in legno, quindi non ci abbiamo mai pensato, abbiamo fatto sempre acciaio e adesso da 2 anni in cemento. Appunto per esaltare proprio le caratteristiche varietali del vitigno, cercare di tenerle più intatte possibile. Bene, dunque, sintetizzando, l'obiettivo è non mortificare i tratti peculiari dei vitigni, sì, con cui lavori, e per rispettare, diciamo, una territorialità, per dare carattere a queste varietà che sono comunque storicamente presenti nel nostro Sannio. Giovanni, Johnny per gli amici, io ti saluto e ti ringrazio perché chiacchierare con te è stato molto interessante. Purtroppo quest'anno il Covid ci ha un po' frenato tutti e dunque anche la nostra... Speriamo bene per questo impegno. E dunque anche la nostra camminatina tradizionale lì a Guardia è venuta meno, però contiamo di tornare presto a farti visita. Sì, intanto grazie e in bocca al lupo. Dobbiamo essere fiduciosi nell'anno prossimo. Lo siamo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie Johnny, a presto. Ciao Alessandro, ciao.